Il nuovo ciclo di Bitcoin ci sta dando ancora soddisfazioni. C'è anche da dire però che un po' come mi aspettavo, se vi ricordate ragazzi, perché vi avevo fatto un video nella scorsa settimana dicendovi che questa fase probabilmente di exploit dei mercati delle cripto volgeva ad una crescita leggermente più piccola e quindi se eravamo in ritardo meno per entrare sul mercato. Sicuramente il breakout di questi livelli di 9.000-9.100 che Bitcoin sta tentando, ancora non l'ha fatto ragazzi, perché anche ieri ha chiuso sotto, quindi ancora non è avvenuto questo breakout. Vediamo se ci riuscirà oggi, sembrerebbe ben intenzionato, però in realtà non hanno grandi spazi di manovra per quanto riguarda la fase dell'holders, quantomeno non nel breve periodo. Siccome molti di voi mi chiedono, sono in ritardo, non sono entrato, ho sbagliato ingressi su Bitcoin, il problema in questi casi, ragazzi, è che i mercati non aspettano noi. Ho tenuto a fare una serie di video importanti sul mio canale negli scorsi mesi per aiutare tutta la community italiana relativamente al trading delle criptovalute, proprio perché era un momento molto importante e quindi ho dedicato molto più tempo, ragazzi, nella realizzazione, per esempio, delle analisi. Vi ho fatto il video quello relativo ad esempio su come entrare se non eravate entrati sui Bitcoin. Magari guarderemo oggi nel grafico anche tutti i livelli di ingresso che vi avevo indicato, ma io in questo momento ho completato la mia fase di accumulazione. Non do consigli finanziari sul canale perché non è questa la sede giusta e non si fa, però ragazzi c'è da dire che la rottura del breakout dei 9.000 e 2 è un livello di ingresso un po' rischiosetto rispetto a quelli precedenti. Quindi chi di voi vuole comunque tentare questo ingresso, il trend rialzista può farlo tranquillamente, ma si assume un bel rischio perché i livelli di ingresso sono un po' altini, andava fatto prima e purtroppo non si può tornare indietro, perché a volte i mercati, ragazzi, ci danno, è vero, degli ingressi scaglionati. Bitcoin ve li sta dando da circa 2 mesi, 3 mesi i livelli di ingresso. Se siete un po' in ritardo, io vi consiglierei sicuramente l'ingresso, magari se lo volete fare con una piccola quantità di capitale, però vi consiglierei, ragazzi, soprattutto di riflettere sulla vostra diciamo formazione nell'ambito del trading, perché sono occasioni queste che avvengono non sempre. Ecco, chi magari come me ha un'esperienza decennale ha visto anche la bolla di internet. Io ero nei mercati su internet e mi ricordo benissimo che quella fase non ritornò mai più. Quando la bolla è scoppiata, ragazzi, e poi si doveva ritornare a investire sui mercati come Google o Amazon, non ritornarono mai più quei prezzi, ovviamente, e fu una delle grandi occasioni di acquisto per sempre. Non sappiamo se questo è stato quello che è avvenuto da dicembre a marzo più o meno per i mercati delle cripto, lo scopriremo soltanto vivendo, come si diceva. Però se ancora siete fuori, chi di voi proprio è fuori, insomma, ecco, magari non fate l'errore di andare a cercare le coin che non sono ancora partite. Questo è un altro errore tipico. Vado a cercare la coin che non è partita perché poi salirà. Non è vero niente. I mercati finanziari premiano le coin che sono, diciamo, probabilmente quelle più importanti in questa fase. Farò un video a tal riguardo, probabilmente weekend, del perché questa fase è differente da quella del 2017 relativamente alle altcoin. Me lo aspettavo assolutamente giusto così e ne parleremo anche, ragazzi, faremo un focus su questo. Oggi però facciamo un'analisi delle cripto classiche, quindi ciclica su Bitcoin, vediamo questo ciclo in partenza dove può arrivare e così vi riuscite anche magari a rendere conto se effettivamente potrebbe essere un'occasione di buy questa breakout, quindi se questo è un buy sulla forza, oppure è più complesso, ragazzi, è quello che ci stiamo avvicinando a fare. Si passa in sostanza da una fase di investimento holding, che era quella dai 4.000 fino a più o meno ai 6.000, 6.000 qualcosa, la vedremo anche nel grafico di oggi, ad una fase che sarà più per i traders in questi mesi a venire, secondo me, almeno per un paio di mesi, un mesetto e mezzo, due, la grande maggioranza delle operazioni sarà per traders e non per holders. Quindi gli holders, se siete entrati bene,
se non siete entrati, riflettiamo un po' su quelle che sono le formazioni e vedete il mio corso free, l'ho fatto apposta, ragazzi, come fare holding e farlo bene. Se lo avevate applicato su decine di coin, avete il corso gratuito pubblicato, vi renderete conto che eravate in grandissimo profitto perché tutte quelle coin hanno seguito alla lettera quelle indicazioni che ho messo nel corso di formazioni, perché soprattutto i mercati cripto sono più semplici da gestire in queste fasi. Ed eccoci davanti al grafico di Bitcoin, USD, Bitfinex. Analizziamo velocemente questo grafico, ragazzi. Lo stesso che vedete in questo momento l'ho pubblicato nella giornata di sabato per il canale Telegram. Quindi tutti hanno avuto questa indicazione in anticipo, quelli iscritti al canale. Ovviamente sempre pubblicato e dibattuto adeguatamente sulla Trading on Academy. Per quanto riguarda la fase ciclica, andiamo a guardare quello che sta succedendo in questo spazio di tempo. Allora, intanto dalla scorsa settimana non sapevamo se il ciclo fosse stato chiuso perché non c'era stato il superamento degli 8200, avvenuto alla perfezione. Superamento di 8200 in questa giornata sancisce la ripartenza ciclica del mercato di Bitcoin e quindi nuovo ciclo mensile praticamente definito. Due indicazioni importanti da parte dell'RSI. Se vi ricordate, vi avevo detto, attenzione, RSI si è riportato in questa fase, mi va benissimo se non continua a scendere, perché se non continua a scendere a quel punto indica che è semplicemente stato un ritracciamento per riprendere fiato. Assolutamente è stato così ed è un'indicazione molto bella la rottura di questa trend line sull'RSI che ci spinge, porta l'RSI chiaramente ad un up nuovo che poi è quello che sta indicando il prezzo. Quindi questo rialzo del prezzo è confermato dall'RSI assolutamente, quindi tutto in regola. Molto bella la formazione dell'RSI che ci ha dato questa indicazione di conferma importante. Per quanto riguarda invece la fase ciclica, intanto facciamo una cosa, parliamo prima delle resistenze che Bitcoin ha davanti, poi vedremo anche BNB, che è importante questa fase BNB perché ha trovato la sua resistenza madre, e poi ETH, lo vedremo pure, ETH ha una bella formazione alternativa per farci un po' di ipotesi strane, ragazzi, e lo vedremo. Allora, queste sono le resistenze che abbiamo di fronte. La prima è 2,2, l'ho indicata qui, voi dite sì, ma siamo a scusate, 9,2, siamo a 9,3, no. Non siamo a 9,3 perché il daily non ci ha chiuso, ragazzi. Guardate che ha fatto qui, questo è un bellissimo hammer rivoltato, quindi al contrario, ed è una candela tecnicamente di inversione di trend che non è confermata dalla giornata di oggi, quindi non ci fa paura assolutamente, considerando anche che qui siamo nella domenica, ragazzi, quindi questa shadow cancellatela in sostanza. Allora, questa candela di oggi deve chiudere sopra i 9,2. Punto primo, resistenza importantissima. Se chiude sopra i 9,2, ragazzi, ci indica che questo ciclo iniziato mensile sarà un nuovo ciclo, probabilmente rialzista. Anche il precedente era rialzista, vedete? Molti di voi si sono spaventati a questo ribasso, hanno detto è iniziata la fase negativa. Assolutamente no, non c'è stato neanche un ciclo ribassista su Bitcoin, ragazzi, da oltre 6 mesi. Ed è una cosa importante da capire perché voi non avete idea di quanto un trend di questo tipo nei mercati hold sia un sogno ragazzi, proprio siamo lontani anni luce dai mercati hold. Allora, resistenza 9,2, la prima, l'altra è qui però, vedete ragazzi, 10.000. È il problema di fondo del mio video della scorsa settimana, guardatelo se non l'avete visto. È che c'è poco spazio, questo è il problema. C'è poco spazio nel breve, poi nel lungo periodo, ragazzi, può succedere tutto quello che vogliamo. Io però in questa fase mi starei attento per una serie di considerazioni anche da un punto di vista ciclico fino almeno ad agosto, perché effettivamente andiamo incontro ad una fase che potrebbe essere leggermente complessa. C'è spazio per fare trading a una rottura confermata dei 9,2? Ni, perché ragazzi voi il massimo non lo potete prendere in considerazione per fare trading. Insomma, allora ok, potete entrare, però dovete stare attenti. Oggettivamente questo è il problema. Quindi c'è poco spazio di manovra. È vero che può salire sopra i 10.000, a quel punto possiamo andare anche a 11.000.
Però insomma, quello lo dovremmo vedere. In ogni caso, anche lì, ragazzi, si parla del 10% di oscillazioni, non è una grande cifra considerando le oscillazioni di Bitcoin e considerando il fatto che sì, possiamo prendere un 10-15% di profitto, non è holding quello, ragazzi, ok? È trading sulle criptovalute, un holding. Deve prendere almeno 50-60, altrimenti non facciamo niente. Sulla fase di trading invece è molto bello da tradare. Insomma, stiamo facendo le nuovi trading system anche nella Trading on Academy. C'è il mid term che ha preso interamente questa gamba rialzista. È stato molto bello da vedere anche a livello di formazione. È una cosa molto bella da vedere a livello di formazione. Attenzione, che quest'area diciamo giallina, arancione, non indica il prezzo, ragazzi, ma il tempo. Ve l'ho specificati perché chi magari di voi non ha conoscenza importante su questo tipo di analisi potrebbe, diciamo, incorrere nell'errore che vengono indicati i prezzi. Questo è il tempo, ragazzi, ok? Il tempo significa dal 25 più o meno di giugno, ma anche un po' più in là, insomma, in quest'area temporale, potremmo assistere a una nuova fase di debolezza, magari qualche candela. Quindi probabilmente potremmo assistere magari a questo tipo di andamento. Ok, ragazzi, questo tipo di andamento sarebbe quello più consono ad una fase ciclica positiva, tutto sommato, è molto bella per Bitcoin. Quindi analisi ciclica ci dice siamo in pieno up, il mercato è forte, ma l'analisi tecnica ci dice attenzione che il mercato è forte in questa fase. Però è anche vero che non è forte come prima, per una serie di motivi che magari sveleremo man mano, diciamo, nei miei video. Quindi iscrivetevi in caso al canale se non volete perdere questi aggiornamenti e li vedremo poi più in là nel tempo. Abbiamo una prima resistenza imponente a 9,2. Che fa fatica, ragazzi, Bitcoin, fa fatica. L'ha fatto qui fatica, in questo caso ieri ci ha provato, non ci è riuscito. Quella di oggi forse sembra giornata buona, ma dovrà essere anche confermata. Quindi questa sarà una giornata buona, ma attenzione perché i massimi di ieri sono più alti, quindi vedremo, ma la prossima resistenza poi che incorre è i 10.000 e quindi insomma non dista tantissimo, ragazzi, ok? Quindi più traders dovete essere, più traders formatevi, ragazzi, è importante se volete avere risultati nel trading avere un minimo di formazione, ok? Allora, da un punto di vista invece di Ethereum, da un punto di vista ciclico, bellissimo Ethereum, ragazzi, ancora una volta l'indicatore mio preferito, l'RSI, mi indica una nuova fase ciclica da qui ed è una indicazione positiva. Ha rotto ancora una volta, non vi faccio neanche la rete, se volete ve la disegno, ragazzi, la per snellire il video, vedete così. Ha rotto questa trend line, quindi si appresta a entrare in una nuova fase di ipercomprato. Va benissimo perché indicherebbe forza del titolo, quindi assolutamente giusto. Dov'è invece la resistenza di Ethereum? La resistenza di Ethereum è appoggiata sui 280. Resistenza che, a differenza di Bitcoin, che sembra avere più forza, su Ethereum è fondamentale, ragazzi, fondamentale, perché questo è un ciclo ternario probabilmente su Ethereum, quindi deve, lo ripeto, deve andarmi qua dentro, ok? Ragazzi, è fondamentale perché poi altrimenti rischiamo di non avere la consecuzione, diciamo, di questa fase di massimi e minimi crescenti e quindi insomma, si rischia un po', deve entrarci, deve rompere i 280 Ethereum, teniamolo d'occhio. Quando assisteremo probabilmente a un'accelerazione delle altcoin su Bitcoin in settimana? Sì, è possibile in settimana, ragazzi, se Ethereum ci dà il là, perché le altcoin sono un po' più dipendenti da Ethereum piuttosto che da Bitcoin. Insomma, sto facendo una serie di analisi statistiche anche sui cambi alt verso Bitcoin. C'è un sacco di carne al fuoco, ragazzi. Io non apro mai la bocca se non ho i dati statistici davanti, quindi non sentirete mai che dico opinioni, lo sapete come ragiono, e perciò non ho mai parlato di queste cose. Quindi, quando finirò i miei giri di analisi che richiedono mesi di macchine che girano e fanno calcoli, ragazzi, allora poi potremo anche parlare di questo. Allora, fase di Ethereum, resistenza imponente 280, deve romperla con close daily sopra. La successiva sarà qui ed ha spazio, ragazzi, a differenza Ethereum rispetto a Bitcoin ha spazio. Ma io adesso vi faccio anche una domanda: è salito più Bitcoin
dai minimi di dicembre o Ethereum dai minimi di dicembre. Molti di voi sono convinti che le altcoin non abbiano dato grandi risultati, sono spente, non seguono Bitcoin, bla bla bla. Ho fatto un sondaggio del sabato, su YouTube, lo trovate nella community YouTube, quindi se andate sul mio canale vedete nella sezione della community dove pubblico commenti e status ogni tanto c'è un sondaggio bellissimo perché è anche divertente, ragazzi, era sabato. Si moriva di caldo, l'ho fatto in maniera scherzosa. Analizzeremo i risultati di questo sondaggio mercoledì nel prossimo video e vi farò vedere la risposta giusta qual era a quel sondaggio, che sicuramente molti di voi diranno: sto guardando le foto di Belen, perché era una delle varie risposte. Sicuramente quella era la risposta giusta per eccellenza. Vabbè. Andiamo a vedere Binance. Binance, ragazzi, ha trovato la sua resistenza imponente, 35 dollari. 35 dollari, finalmente Binance ha trovato la sua resistenza. Sto considerando un ciclo ternario su Binance, l'analisi ciclica su Binance Coin assolutamente complessa da ragionare. Prendetela con le pinze perché non ha storico, quindi già le cripto non hanno storico di loro. Qui stiamo proprio esagerando con il discorso di Binance. Però, ragazzi, è un titolo interessante, facciamolo lo stesso con le dovute considerazioni. Questa fase ha trovato la sua resistenza 35,6 in close al di sopra. È una fase difficile per Binance per il discorso della close del mercato americano. Analizzeremo anche questa fase. Si sta riavvicinando però alla sua media. Vedete questa media, lo dico da settimane, che deve stare qui all'interno di questo canale. Ci si sta avvicinando pian piano. Si era salito troppo, sembrava andasse in bolla. Non lo vuole Binance questo, non lo vuole nessuno, quindi va bene così. Non c'è trend ribassista su Binance, attenzione, non c'è inversione di trend, assolutamente, è una barra di congestione laterale. Deve però riportarsi al di sopra di questo livello. Quando lo farà, non lo sappiamo, ma attenzione a questa scadenza entro fine mese di giugno, ancora una volta. C'è tempo, una decina di giorni. Se non fa questo movimento adesso, ragazzi, è probabile assistere ad una lateralizzazione che poi magari andrà a fare questa fase di pullback. Questo è tutto per quanto riguarda i grafici. Operatività su Binance non ce n'è perché siamo in laterale. Ok? Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché faremo una serie di video, come avete visto, un po' tecnici. State sempre allerta da questo punto di vista. Formatevi se ancora non l'avete fatto. Avete il mio corso gratuito su YouTube, assolutamente rilevante fare quei video, ragazzi. Lo trovate nella playlist come fare holding e farlo bene. Nel prossimo video, quello di mercoledì, vi rispondo al sondaggio, quindi sarà interessantissimo perché al di là di quello che è il sondaggio in sé, è interessante l'argomento. Io l'ho fatto apposta per stuzzicare la vostra curiosità. Quindi ci vediamo mercoledì e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e mettete mi piace, come sempre, a questi video. Ciao, anche oggi sono Batman.